Lo Job Act è stato approvato ormai a dicembre, c'è stato uno sciopero generale ma poi poche lotte. Voi ragionate sulla possibilità di un referendum, molti ne accennano, però in una situazione di questo tipo è difficile pensare a un successo. Sì, io trovo anche che sia difficile dopo le lotte che ci sono state pensare che questo tema venga abbandonato, però non ci siamo riusciti, pace. Abbiamo il Jobs Act e ce lo teniamo. Questo non è possibile, non si può fare con la gente, non si può fare per un fatto di onestà. Certo, quello che bisogna fare è cercare di coinvolgere il più possibile. Ci sono diversi modi per opporsi al Jobs Act, ma io non credo che possa essere escluso il referendum, anzi credo che sia praticamente obbligato. Bisogna farlo con attenzione, bisogna coinvolgere altre categorie, altri soggetti sociali, pensare di allargare il più possibile la platea di chi i giovani, insomma, che non hanno più un lavoro fisso. Quindi quello che dice Landini è una coalizione sociale? Per me è difficile parlare di coalizione sociale perché vengo da un'esperienza tutta di partito. Io guardo con molto rispetto a quello che dice Landini, ma se la coalizione sociale, come lui ha ripetuto tante volte, io sono per credergli, è quella di allargare proprio la platea dei solidali con i lavoratori, beh, mi sembra una bella cosa, ecco. E che rapporto con la minoranza del PD che non riesce a trovare un minimo di unità neanche tra le varie componenti della sua... No, adesso io sono della minoranza del PD, non mi occupo, insomma. Quindi non lo vedete questa come interlocutore? Ma no, io sono per interloquire con tutti, perché il problema è... Frati era uno degli interlocutori che sembrava che interessasse molto a sé. Ma cosa c'è? Ma adesso non è che Civati interessa a sé o Civati è interessato a sé. Civati è un parlamentare, è uno dei protagonisti, è una delle opposizioni della minoranza PD, ma io penso che questa vicenda non la si risolve sommando le figurine. Se sommi le figurine non vai da nessuna parte. Sarà come dice Landini, una coalizione sociale e poi verrà la politica. Ma io penso che meno male che ci sono iniziative come quelle della FIOM, compresa la proposta di Landini, che però non possono risolvere il problema politico. Il problema politico lo deve risolvere la politica. Se ci sono movimenti sociali, forme di partecipazioni, coalizioni o meno, la sinistra dovrebbe trovare il suo mare in cui nuotare. Quindi il problema è nostro, non di chi fa. Ma ci sono le condizioni politiche per un referendum? Difficile a dirsi, le condizioni politiche ci sono quando si vuole che ci siano, questa è la cosa fondamentale, cioè per me le condizioni politiche ci sono e ci dovrebbero essere, perché l'ingiustizia è un'ingiustizia che crescerà giorno per giorno, la vedremo crescere di momento in momento. Quando vedremo i vecchi lavoratori che giustamente mantengono certi diritti, soprattutto il diritto di non essere ricattati, e i nuovi che dovranno lavorare sotto ricatto di licenziamento. Quando la FIOM e la CGIL si opposero all'attacco all'articolo 18 di Berlusconi, poi ci fu un referendum per allargare i diritti e si perse. Non c'è il rischio che una battaglia persa porti appunto a vittorie dall'altro campo? C'è sempre, non sono in grado di dire di no, c'è sempre. C'è però il rischio di perdere il rapporto con chi al Jobs Act si è opposto strenuamente. Noi avevamo avuto per 2 anni, il tempo dei governi tecnici, le piazze vuote, i lavoratori piegati, è stato fatto sulle loro spalle di tutto, se pensa alla riforma delle pensioni. Col Jobs Act hanno rialzato la testa. Beh, insomma, per quello che possiamo bisogna cercare di tenergliela alta. Ecco. Perché questa difficoltà del sindacato di contrastare un atto, lo Job Act, che proprio colpisce alla radice la possibilità di organizzarsi in sindacato? Ma secondo me perché sperano ancora di riuscire a recuperare terreno per vie interne, e io credo che questo sia un'illusione. Non dimentichiamoci mai che il Job Act è diventato legge, l'articolo 18 è stato cancellato da 27 senatori della sinistra del Partito Popolare. E anche un ex segretario generale della CGIL ha votato a favore. Sì, e questa è la verità. E quindi poi da quel momento non mi meraviglio più di niente, onestamente. Spero che nell'iniziativa politica che fa capo a Landini troveremo queste forze. Dico che non è, contrariamente a quello che altri pensano, un problema che invecchierà. È un problema che diventerà sempre più acuto, perché sarà un'ingiustizia sempre più acuta.